La scuola torna a voi come sempre, insieme a me, la professoressa Imma Guarinello, e oggi abbiamo anche un gradito ritorno, quello di Carmine Zamprotta, scrittore, che già è stato nostro ospite. Vi chiederete perché oggi, in un contesto in cui si parla di scuola, abbiamo Carmine che ci presenterà un suo libro, un libro che chiaramente ha qualcosa a che fare con la scuola, e lo vediamo. Ma come sempre, la parola di Imma. Grazie Rosaria, io ho voluto con noi Carmine Zamprotta perché in questo momento, dove appunto tutto lo scenario sociale, assistenziale, di politiche comunque che mirano alla legalità e mirano soprattutto a quello che è il ripristino della normalità, perché noi di questo stiamo parlando nelle periferie. Periferie ormai luoghi molto sofferti in tutti questi anni, in tutti questi contesti dove sono sempre state definite zone a rischio, ma la zona a rischio non ha portato comunque a dei grandi risultati da un punto di vista positivo, perché chiaramente in tempi passati si parlava solo esclusivamente di finanziamenti, ma qui invece dobbiamo andare verso un futuro migliore, un futuro dove sicuramente la scuola è al centro di tutta l'opera, diciamo, insomma, di rinvigorimento, tutta un'opera appunto di progettare dei percorsi che siano adatti ai bisogni formativi dei ragazzi, che siano da supporto alle famiglie, perché ormai di tutto ciò che sono le problematiche delle periferie, della Caivano, che comunque di cui appunto si parla tantissimo, della Caivano che è una periferia come tante altre, sicuramente sono problematiche molto ma molto vive e sono ancora in aumento. Allora Rosaria, io ho voluto qui con noi Carmine Zamprotta perché lui a parte, insomma, ci conosciamo da sempre, ma poi è un giornalista che comunque dà il suo supporto soprattutto nella storia di ciò che è stato e in ciò che comunque sono le dinamiche reali, cioè ci fa proprio conoscere quello che in realtà la periferia porta con sé, ma per fortuna che la periferia può dare ancora. Bene, e allora Carmine, Il ventre oscuro di Napoli è il titolo di questo tuo Libro. libro, dove tu appunto, come diceva Imma, parli di realtà che esistono, periferie che oggi magari vengono, se ne parla di più dopo gli episodi di Caivano, ma la domanda importante che noi ti porremo e poi la poniamo alla fine, dove cominciano e finiscono le periferie? Quindi a te la parola per parlare del contenuto di questo libro. Allora, il libro nasce da un'idea un po' insolita, poiché ho portato avanti soprattutto dei saggi sulle periferie, l'intenzione era quella di portare avanti anche una denuncia su ciò che accade nelle nostre città, perché oggi le periferie, hanno un volto diverso. Le periferie non sono soltanto più un fatto geografico, io lo ripeto sempre, le periferie sono soprattutto un problema di natura sociale, perché le periferie sono anche nel centro cittadino, basti pensare a rioni come Forcella, la Duchesca. La stessa sanità di cui si parla tanto, ma che comunque ha tutta una serie di problemi alle Ci sono spalle. isole all'interno della città, se vogliamo. Sì, purtroppo sì, perché vi è una situazione di degrado e di abbandono, perché anche il discorso del turismo, che io non considero turismo, ma è soltanto massa di persone che arrivano. Turismo forse dovrebbe essere più di qualità, come quello che accade a Firenze, Roma, la stessa Bologna, per non parlare di Milano, dove ci sono problemi di degrado e di disagio. Però vi è un turismo di qualità, lì si incontrano tedeschi, americani, statunitensi, giapponesi. Qui invece abbiamo masse di persone che vengono per una scappata per poi ripartire per le isole o per qualche altro posto, in campagna da visitare. E qui non ti voglio interrompere, in questo libro in particolare, tu come hai articolato? Allora, nasce da un'idea che poi mi ha portato anche a una coincidenza. Il libro esce nel luglio scorso. Ad agosto accadono i fatti di Caivano. Io riporto, rifacendomi a zone diverse, anche inventate, tutta una serie di problematiche che hanno riguardato Caivano, soprattutto la morte di due bambini. Io riprendo sotto una certa luce questa situazione e mi rifaccio anche ad un altro problema che secondo me resta un po' irrisolto e anche in questo caso trasformato, quello delle due bambine che morirono a Ponticello un po' di decenni fa. Sì. Che furono bruciate e che oggi i colpevoli, no presunti perché sono stati condannati, che oggi sono pure liberi, ancora oggi loro si dichiarano innocenti perché si parlava loro hanno subito un processo indiziale e si parlava della presenza probabilmente di qualcuno della camorra che
che era molto, come dire, portato ad avere a che fare con i bambini piccoli. Quindi io riporto nel libro, romanzandolo, tutte queste situazioni. Quindi parto dalla scomparsa di un bambino e poi via via riparlo un po' di queste situazioni di disagio che si trovano soprattutto in periferia. Qui sono tante situazioni. Tu, chiaramente, per arrivare a scrivere hai dovuto documentarti e lavorare parecchio. Ho ripreso articoli miei e articoli di colleghi, fatti reali, romanzati e riportati alla ribalta, che purtroppo il problema, e noi ci siamo visti con il libro La città insensibile, Sì. il problema qual è? Siamo portati a dimenticare quello che accade. Allora io cerco di riportare a galla delle situazioni che purtroppo sono scomode, che nessuno vuole ancora riascoltare. E anche in questo libro riprendo delle situazioni che andrebbero approfondite, che poi non se ne parlava proprio, poi improvvisamente è scoppiato Caivano. Ma il problema periferie, il problema zone ai margini non è solo Caivano, potremmo parlare del rione Salicerlea da Fragola, potremmo parlare del rione Traiana. Zone di cui non si parla perché c'è una tranquillità anche da parte della Camorra e quindi là non c'è un intervento. Caivano nasce perché? Perché c'è stato l'ennesimo problema di abusi su bambini. Ecco perché poi è ritornata alla ribalta. È un po' come adesso l'episodio di Giulia ha un po' fatto Sì, concentrare sì, l'attenzione su questi casi di femminicidi, però dai, sei accennata all'altro tuo libro, ti ricordi? sì. Sì. L'altro tuo libro di cosa parlava? Allora, parlavamo sempre di fatti legati alla camorra, alle periferie e di situazioni scomode. Io parlo in quel libro là soprattutto e cerco di riprenderlo anche in questi romanzi. Il problema delle vittime, che ecco, si parlava di Giulia, noi abbiamo purtroppo nel nostro paese vittime di serie A e vittime di serie B, vittime di cui non si parla proprio. Noi abbiamo tutta una serie di morti, soprattutto fra le donne, poi improvvisamente si crea tutta una situazione particolare di pubblicità. Di interventi televisivi per un'unica persona, dimenticando quello che c'è Tutto alle il resto, spalle. perché anche quello fa audience. Quello anche quello fa E audience, chi purtroppo. potrebbero essere i fruitori di questo libro, la lettura? Allora, l'idea che sto portando avanti anche con alcuni amici di Scampia è quello di entrare nelle scuole, perché se ne può parlare dalle medie in poi, e sono argomenti di cui si potrebbe parlare ancora meglio. Io credo che l'errore principale sia stato quello di focalizzarsi molto sul discorso delinquenza tipo Gomorra, non è questo, perché ad esempio pure Scampia bisogna conoscerla e abbiamo avuto delle situazioni, dei telefilm, dei film che hanno presentato un quartiere criminalizzando, perché la realtà è tutt'altra di Sono Scampia. Più d'accordo con te, hanno buttato ancora di più l'acqua sul fango su una vero. situazione difficile. Anche io sono d'accordo, però adesso torno un po' a Imma, perché dicevamo nelle scuole lo spunto potrebbe essere questo, ma soprattutto gli argomenti trattati nelle scuole potrebbero creare un inizio, perché si deve partire da lì. Sei Sì, d'accordo? sono d'accordo, Rosaria, non è facile. Siamo qui a parlare di nuovo sempre delle periferie, di Scampia. Io, tu sai, ho insegnato tanti anni nel rione Don Guanella, quindi insomma conosco benissimo le situazioni. Ora qual è il problema? È cercare di entrare nello spirito delle persone, nello spirito giusto, nel modo di vedere le cose da un altro punto di vista. Guardi, io non dimenticherò mai quando all'inizio della mia esperienza nel rione Don Guanella a Scampia non c'era nemmeno la metropolitana, non arrivava ancora a Piscinola. Allora diciamo le cose come stanno. Invece oggi è diventato insomma un centro di accoglienza, un quartiere organizzato, un polo universitario, quindi ti dà appunto proprio l'idea di un grande cambiamento, di un voler cambiare, ma di un voler cambiare perché sono le persone che lo vogliono. E io non ho mai avuto dubbi che l'insegnamento fatto in modo diverso, attenzione, perché quando ti trovi in queste realtà, l'insegnamento che credo che sia più bello, perché sto Certo. parlando di quando noi potevamo fare i famosi piani personalizzati, noi siamo ritornati a questo con le competenze. E anche se io ora mi trovo a insegnare in un centro storico di Napoli, anche nel centro storico c'è sempre una situazione di periferia, un quartiere di periferia. Come diceva Vedi, Carmine. Carmine dice bene, denunciando insomma, alcune situazioni legate sicuramente a situazioni estreme, come può essere la pedofilia, come possono essere dinamiche del femminicidio, ma qui è una questione di educazione, è una questione di educare i sentimenti, è una questione di educare al giusto ruolo
che un uomo o una donna possono avere. Allora, in questo la scuola deve assolutamente avere un ruolo di prevalenza, soprattutto perché la famiglia, in sinergia con la scuola, ripetiamo sempre, insomma, quelle che La sono, diciamo, i soluzione è lì. nostri cardini fondamentali. La L'incontro soluzione è con lì. l'autore credo che sia sempre un momento importante, soprattutto se l'autore è della nostra città. Carmine, giornalista, come nasce questa passione per la scrittura, per i libri e trattando questi argomenti, anche un po', diciamo, a rischio, perché Allora, tu vai a toccare delle note parto da dolenti. vari fattori. Primo, il fatto di essere un sociologo e quindi aver svolto un certo tipo di attività. Il secondo, a differenza di tanti politici nostrani che parlano di periferie, in periferie ci ho abitato. E quindi mi rendo conto, ascoltando la televisione, gli interventi che si fanno, le sciocchezze dette, le varie cose di Vespa, Certo. ecco, la gente non sa cosa sono le periferie. Cioè uno dovrebbe andare in periferia, fermarsi lì anche di notte e viverci almeno un mese. E forse non riuscirebbe a capire, perché ad esempio il problema di Caivano. Caivano, nonostante gli interventi, comunque la notte ci sono problemi di sparatorie. Dico Caivano per dire qualsiasi altra zona, Esatto. si è sparata pure a Piazza Dante si fa senza nessun problema. Quindi è nata la necessità di portare avanti quelle che sono delle esperienze personali, di vita vissuta e soprattutto di esperienze fatte con giornali per anni, per decenni. Sono stato un po' di riferimento per quanto riguardava le periferie, quindi con gli articoli. E ho rimesso tutte queste cose insieme in un periodo particolare, bisogna dirlo, che oggi sui giornali non ti danno più lo spazio per parlare di certe cose, che tu non devi dare fastidio. Questo è un problema grosso. Anche questo, la Anche perché c'è una libertà. grossa crisi, i giornali sono quasi tutti cooperative, tranne quelli là nazionali. E quindi quando tu porti un pezzo che riguarda certe situazioni e vai a toccare o il Ah, beh, sindaco o certo. il presidente della regione, ti dicono che in questo modo creiamo problemi e che siamo in attesa dei finanziamenti e quindi si blocca. Si La blocca. cosa bella di questo libro è che la casa editrice è di Caivano, è la LFA Publisher, quindi è stata tutta una serie di coincidenze, Questo il però in tempi non libro sospetti, in tempi perché non non erano sospetti? sospetti. E Tempi non poi sospetti. la fotografia, la cosa che io ci tengo, le fotografie dei miei libri, sono fatte da un amico conosciuto a Scampia, più piccolo di me, fotografo amatoriale, quindi anche dare la possibilità a chi vive in quelle zone, Giusto. perché stanno tantissime energie che purtroppo non vengono messe a Vengono disposizione. oscurate. Possiamo salutarlo, sì, Però Franco possiamo dire. Arcucci, che da sempre insomma mi segue in queste copertine con tutte le difficoltà che creo io, anche perché poi mi piace il Sei bianco esigente, e però il prodotto poi alla il nero, fine è piace il quello bianco che. e il nero, e quindi lui mi segue molto in questa esperienza. Carmine, e dove si può trovare questo Allora, il libro? libro lo si trova su tutte le piattaforme online, prenotabile nelle librerie. A Napoli l'unica libreria che al momento ritiene disponibili e io ci sto al vomero. Però è un libro che si prenota e si riesce ad avere facilmente. Stai vedendo come sei attivo, sei una focina di idee, già starei pensando a qualche nuovo lavoro? Allora, al momento c'ho un progetto che era in parallelo con questo, perché chi mi ha dato la possibilità, un giovane collega giornalista che siamo diventati amici, io uscii col primo libro sulle periferie. A marzo usciremo con una edizione riveduta, corretta, con un nome, soprattutto che parla di tutte le periferie italiane, approfondendo Napoli in particolare, ma approfondendo anche le altre periferie, perché con mia moglie c'è stata la possibilità, la fortuna di viaggiare, quindi abbiamo visto, abbiamo toccato con mano quello che può essere il Pilastro a Bologna, la situazione che c'è sta a Genova, per non parlare di Roma, che noi si parla tanto di Napoli, ma Roma è diventata una cosa impossibile a livello di periferie. Sono d'accordo con te perché su pure ho vissuto fuori, anche là le periferie ci E sono. quindi a marzo uscirà questo libro sulle periferie, e questa volta ho cercato anche di avere dei brevi commenti da parte di politici di ieri e di oggi, di tutti i partiti, anche perché loro devono essere tirati in ballo, perché hanno la responsabilità di gestire il territorio. Bene, e allora poi magari ti aspetteremo qui per parlare Certamente. anche di questo. Allora, si avvicina il Natale, tu hai fatto già gli auguri, noi Eh sì, abbiamo. lo rifaccio a Lo tutti gli rifai a tutti, auguri. anche Carmine può fare gli auguri a chi Auguri, vuoi. buone feste. Auguri a tutti quelli che ci seguono, sperando veramente che ci sia qualche cambiamento. Speriamo, perché ogni anno ce lo Ce lo auguriamo. auguriamo. Poi ogni anno succedono altre cose brutte, ma noi non dobbiamo mai perdere la speranza È che il vero. Mai, mai. cambiamento. E grazie a persone come voi, Grazie a te noi che non ci perdiamo. ospiti e ci Grazie dai a la te e appunto che possibilità. ci ospiti. Grazie allora, alla prossima. Grazie a voi e alla prossima, al prossimo Buonasera. incontro.